Studio 7, in collaborazione con Sport Epiceno e Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Domanda più, forse più semplice o forse un po' più complessa. Chi è Pierluigi? Pierluigi è un chitarrista rockettaro, romano, che si è innamorato della musica rock, hard rock e parenti affini alla fine degli anni Ottanta. Sempre stato un ribelle, quindi pure a scuola, alle elementari, all'asilo, alle scuole medie. Niente, ho avuto questa folgorazione ascoltando gli AC/DC tramite un mio vicino di casa nell'89, anzi estate del 90, mi sa, quindi prima anni 90, e da lì niente, la storia eccola qua, sono quasi 30 anni che suono, non ho mai smesso, ho avuto tante band e la passione per la musica mi ha portato a scrivere, a fare cover, a fare esperienze di vario tipo, ho suonato anche con un cantautore livornese, quindi ho spaziato anche su musica leggera, blues, ho fatto tante cose in questi ultimi 30 anni, indubbiamente. Tu hai nella tua pagina Facebook hai citato tanti chitarristi, abbiamo visto poi che poi spaziano da vari generi, dal cantante degli Offspring, che poi assomiglia tanto a un personaggio di La Rivincita dei Nerds. Esteticamente gli assomiglia. Sì. Però c'è, allora, intanto il chitarrista che ti ha ispirato di più e quello che ti ha emozionato di più. Allora, se devo scegliere proprio uno e uno, direi quello che mi ha ispirato di più, un chitarrista sempre al servizio della canzone, Malcolm Young, chitarrista ritmico degli AC/DC, fratello del più celebre Angus, il motore della band, era indubbiamente lui che ci ha lasciato prematuramente 4 anni fa, dopo una lunga malattia. E chitarrista ritmico più forte di tutti i tempi. Quello che invece mi emoziona, più versatile di tutti, anche lui morto da poco, sicuramente Van Halen. Eddie Van Halen è stato anche lui una grossissima influenza per me sotto diversi punti di vista, proprio il modo di approcciarsi alla canzone, di integrarsi con le linee vocali, con la sezione ritmica e tutto quanto, direi sì. Quindi sì, questi due sono, se devo prendere due chitarristi, loro, Malcolm Young e Divana. Quando ti viene l'idea di prendere in mano la chitarra o il basso, perché questa cosa hai detto che suoni sia il chitarra che il basso, quando ti viene in mente di suonare questo strumento e non un altro strumento? Mi viene in mente nel senso quando ho cominciato, sì, o durante la giornata? No, quando hai iniziato, hai preso la chitarra in mano? Quando ho cominciato nel 91, mio padre era anche lui insegnante, chitarrista classico, quindi suonava la chitarra classica, però fino ai 14-15 anni non ero tanto interessato a né imparare né a suonare. Poi mi sono ritrovato, avendo sempre chitarra in giro per casa, dai, mi sono messo lì e ho iniziato, mi è presa questa passione, c'avevo sempre, tra l'altro grazie a questo vicino di casa, Raffaele, che sicuramente vedrà l'intervista, che lui invece andava a lezione da mio padre, e lui era un grande appassionato degli U2, quindi cominciava a strimpellare sui pezzi che uscivano degli U2 in quegli anni, e io appresso a lui, quindi ho iniziato prima con il La, poi con il Re, e piano piano è diventata l'attività, l'hobby e il mestiere preferito nella mia vita, insomma, determinante. Il basso è venuto dopo, mi ci sono cimentato diciamo una ventina d'anni dopo, intorno al 2008-2010, quando serviva un bassista in una band di amici, Dirty Pleasure, e iniziai a suonare il basso con loro. Me lo comprai proprio, un basso a 5 corde,
un corta, e inizi a suonare basso anche lì, strumento che comunque negli anni ha sempre fatto comodo, soprattutto anche per registrare dei demo in casa da proporre poi alle varie band con cui ho suonato. L'emozione più grande che provi quando sali sul palco sperando di ritornare a suonare sul palco, la prima emozione che hai provato quando hai iniziato in quel momento che hai fatto la prima nota, qual è stata? Il primissimo concerto a scuola nel 92, sicuramente era una furia, volevo spaccare, volevo dare il massimo, volevo che il pubblico, i compagni di scuola, i genitori, tutta la gente a corsa, che volevo avessero un impatto, che dico, ma chi è questo? Dovevo dare proprio l'impressione di essere il toro scatenato fulminante di turno. Adesso l'emozione che più cerco dal palco è di divertirmi io in prima persona. Cioè, mi deve piacere quello che sto facendo, in modo che se riesco a divertirmi, quindi a stare bene mentre suono, automaticamente riesco a trasmetterlo al pubblico, che siano cose mie o che siano cover. La soddisfazione massima ovviamente è quando fai un concerto con i tuoi brani, quindi con la mia band The Guest, e suoni anche al di fuori, quindi della nostra realtà romana, quindi ci è capitato di suonare a Milano, a Pisa, a Padova e in altre località. Lì ovviamente vedere il pubblico, che tra il pubblico gente che cantava a memoria, che quindi gli leggevi proprio sul labiale i ritornelli e le parole dei tuoi pezzi a memoria, quello non ci apprezzo, vale più di qualsiasi concerto dove vengono migliaia di persone, meglio poche persone ma che sono lì per te. Questa è una grande emozione, ovviamente. Questo è bello, sicuramente. Se potessi viaggiare nel tempo e nello spazio e ti troveresti su un palco a suonare con una marea di persone, sicuramente, con quale concerto ti piacerebbe apparire? Sicuramente mi piacerebbe essere sul palco a suonare con tutti, ma proprio tutti, del Live Aid nel 1985, dove lì c'erano veramente tutti, Black Sabbath, i Queen, i Status Quo, Ozzy Osbourne, i Motley Crue, sì, ovviamente il Live Aid, per concerto organizzato da Bob Geldof nell'85 per propositi, diciamo, di beneficenza. Sì, quel live lo ricordo benissimo. Sì, sì. Grande live, concerto spettacolare. E hai fatto tante band, ma la tua band ancora produce e incide. Qual è l'ultimo lavoro che hai fatto e che emozioni ti sta dando questo lavoro, nonostante che siete fermi in pratica? Siamo fermi dal lavoro, si chiama l'ultimo disco che abbiamo fatto con i The Guests, si intitola Hopeless Case of Perseverance. Lo abbiamo pubblicato a distanza di ben 8 anni dal nostro esordio, quindi dal 2008 siamo riusciti a pubblicarlo poi alla fine del 2016. E ci ha dato tante soddisfazioni di essere riuscito a fare innanzitutto un disco intero, ma è stato un po', ci ha lasciato un po' di amaro in bocca, perché rispetto alle 1000 copie che abbiamo stampato del primo nel 2008, che sono andate via nel giro di 2-3 anni con concerti e promozioni, questo disco invece va forte su Spotify, va forte sulle piattaforme digitali, ma ne abbiamo vendute poche copie fisiche, cioè la gente non compra più il CD fisico, anche se l'abbiamo fatto bello col digipack, la copertina, il libretto, le foto. Non, la musica non vende più come una volta il supporto fisico. Forse se avessimo fatto il vinile, chissà. Vinile sta ritornando in auge, è vero. Sì, il problema è che costa tanto produrlo, se non sei famoso... famoso, famosissimo, chi te lo compra? Insomma, ma poi in realtà, e io mi ricordo che quando ero più giovane, il vinile si comprava quando non si aveva soldi, quando si aveva soldi si comprava il CD.
perché il vinile era quello economicamente che costava di meno, cioè il CD stava a 40.000 lire e il vinile dai 18, 15, 18, massimo 20. Sì, mo è il contrario. Adesso il vinile è diventato carissimo. Il nuovo CD. Sì. Tra le persone che ti hanno incontrato e ti hanno fatto domande, escluse le nostre, secondo te qual è una domanda assurda che ti hanno posto o una richiesta assurda che ti hanno fatto? Allora, la domanda più ricorrente è come sarà la musica dopo il Covid. Io rispondo sempre se ci sarà un dopo Covid, perché non sappiamo niente se sto Covid finirà mai, se comunque si tornerà mai a fare la vita come prima, quindi l'idea di fare con gli ingressi contingentati, poter fare i tamponi all'ingresso dei palazzetti, degli stadi, prima di tornare a fare concerti, gli stessi locali, medie, piccole, grandi realtà dove suoniamo anche noi. Questa diciamo è una domanda ricorrente e assurda, come per dire che noi che suoniamo dovremmo sapere cosa sarà dopo. È una domanda invece da fare agli addetti ai lavori, non ai musicisti. Noi teoricamente dovremmo pensare solo a suonare. Mentre domande assurde al di fuori di questo, quindi mi sono state poste negli anni, sto pensando, perché c'è qualcosa ma me la devo ricordare, E probabilmente una domanda che mi fecero il periodo che suonavo con i Teatri de Vampire nel 2000-2001, quel periodo lì, quando mi chiesero se fossi un vampiro, visto che suonavo con i Teatri dei Vampiri. Ci fu un giornalista di una fanzine, credo, e ma tu sei un vampiro, cioè stai sveglio la notte e di giorno dormi. Io ho detto no, guarda, io un giorno vado a lavorare con tutti quanti. Ah, ma allora non sei un vero vampiro? Dico no, purtroppo no, però sono molto cattivo. Sì, forse è quella la domanda più assurda che mi hanno chiesto, se ero un vampiro, capito? Suonavo musica black, gothic, metal, e quindi mi chiedevano se ero un vampiro. Non ricordo neanche chi fosse, però mi fa sorridere questo episodio, indubbiamente. Secondo te la musica indipendente, perché voi alla fine siete musica indipendente anche, sì. Trova difficoltà, sta trovando ancora difficoltà o vive tanta difficoltà di confronto di le cosiddette major? Sì, ma è una difficoltà che c'è sempre stata, una difficoltà che comunque fa emergere chi ha veramente qualcosa di buono da offrire, e certo ripaga di più chi si sa muovere meglio, e oggi chi riesce a dominare la parte social, quindi la parte digitale del mercato musicale, riesce sicuramente a fare di più. Quindi avere dietro quello che una volta si chiamava ufficio stampa, oggi in realtà bisogna avere una figura o più figure che ti seguono dal punto di vista digitale, che quindi pubblicizzano continuamente su tutti i canali, Instagram, Facebook, TikTok, tutte le piattaforme, ad orari specifici e in modo che il tuo prodotto stia sempre bombardi, quindi gli utenti. Aprire il proprio profilo, quindi andare sulla bacheca e vedere spesso aggiornamenti di una band emergente, quindi magari, che ne so, piccoli video dove si sta in studio a registrare, video musicali, lyric video, quindi quei video dove ci sono anche i testi delle canzoni, che compaiono giornalmente, settimanalmente sulle bacheche dei vari fans, ma anche con inserzioni sponsorizzate. Quella è sicuramente la via migliore per farsi strada da un punto di vista indipendente, perché comunque ai concerti spesso i gruppi indipendenti vengono bastonati dall'importanza magari dell'artista che apre dopo di loro. Loro magari aprono il concerto e spesso la gente esce fuori, va a fumare,
in attesa di vedere poi il concerto del gruppo principale che suona, nel caso ci fossero più band. Quindi il concerto non è più la sola arma per pubblicizzarsi, per riuscire ad andare avanti nel campo indipendente, quindi underground. Io a volte mi sono emozionato ascoltando le band che aprivano il concerto dei vari cantanti. Mi ricordo, ad esempio, certo, il Quartiere Latino, che aprivano aprì il tour di Vasco Rossi, e io scoprì il Quartiere Latino in quel momento, perché certo, alle prime note mi emozionò, cioè ero fantastico, perché il concerto di Vasco Rossi chiaramente a quegli anni era il Vasco Rossi, però quando sentì le prime note di questo gruppo dissi: cavolo, poi sì, ma fammi vedere un po' chi sono. E a quel punto mi sono andato a cercare e sono andato a vedere. Effettivamente non esiste più questo ragionamento. Ma lì c'è un contesto diverso, però, perché aprire un concerto di un Vasco Rossi, di un Ligabue o dei Rolling Stones, insomma, un concerto quindi all'interno di uno stadio, di un palazzetto, lì non c'è il discorso che, oddio, c'è il gruppo, vado fuori affumato. Una volta che stai là dentro, comunque hai pure pagato, salato il biglietto, te lo guardi il concerto. Un concerto invece, che ne so, in un locale, mi viene in mente lì dalle partiture La Tana delle Tigri, o che ne so, locali più piccoli, Risto Pub o pub medio grandi come possono essere a Roma, uno Stazione Birra, un Il Gioio, un Geronimo. Quando c'è l'artista che c'ha un nome, che viene lì e tu, band emergente, apri il concerto, c'è il rischio che c'è di avere veramente il deserto davanti, cosa che invece in uno stadio, in un palazzetto, è differente. Lì, in quel caso, la band indipendente raccoglie come, ci metterei la firma io che sono a Prima di Vasco. Sì, è vero. E i prossimi obiettivi che vi ponete, che ti poni e che vi ponete come band? Per ora stiamo scrivendo pezzi, sfruttiamo questa pandemia che ci sta obbligando a stare fermi da un punto di vista live, e quindi stiamo scrivendo un po' di pezzi per quanto riguarda quindi la mia band. Riguardo la cover band, ogni tanto cerchiamo di pubblicare qualche video, registriamo le nostre parti a casa, sia di Vasco che degli SDC, e faremo ciclicamente uscire qualche video così, ma per divertimento, ecco, più che altro per restare in contatto con gli amici, fondamentalmente. Che la cover band non si chiama SDC, ma si chiama ACHD, che sarebbe AC Harley Davidson. Cioè, quindi effettivamente l'abbiamo scoperto e ci siamo divertiti, cioè mi sono divertito a vedere il video ed è fantastico anche la stessa voce del cantante Marcello, sì, è uguale a Brian Johnson. Sì, Brian, sì. Johnson, che poi è abbastanza sordo, sì, si è ripreso un po', eh? Si è ripreso, infatti ha potuto registrare l'ultimo disco. Ha smesso di correre con le macchine. Prima si sarà dato una calmata pure lui, ha 72 anni, magari arrivacce. È vero. Ma l'ultima domanda. Tuo padre è insegnante di chitarra classica. Sì. Tu chitarra elettrica. Come le rende diverso? Io ho suonato la chitarra classica con mio padre, diciamo, nei primi 5-6 anni, e ho avuto anche una mezza idea di proseguire, andare anche al conservatorio. Poi a un certo punto, quando mi si è presentato davanti tutti i tomoni di libri, storia della musica, armonia, ore di esercitazione, eccetera, c'era già metà della mia testa che voleva stare sul palco e suonare subito, volevo tutto e subito. E quindi ho conciliato le due cose in qualche modo, quindi da una parte ho raggiunto un livello decente come arpeggista, quindi io tuttora suono la chitarra anche elettrica con le dita, con le unghie, anziché utilizzare il plettro. Quindi ho mischiato un po' la tecnica universalmente riconosciuta sulla chitarra elettrica con il plettro e la tecnica classica, quindi arpeggio, pizzico, appoggio esattamente come lo farei sulla chitarra classica, anche sulla chitarra elettrica.
Ho sviluppato quindi una tecnica mia, insomma, abbastanza personale. È bello. Molto simile se, con i dovuti paragoni, perché loro sono veramente mostri, bravi a suonare, come Braido o Mark Knopfler. Ecco, diciamo, anche loro hanno questo approccio sulla chitarra senza utilizzare il plettro. Bellissimo. Bene, guarda, di domande in realtà ce ne sarebbero così tante che poi, oltre che produrre un disco è difficile, fare il secondo è complicato, ma riuscire poi ad arrivare a farne il terzo, parliamo di un miracolo in alcuni casi. Vedremo dopo la pandemia, infatti. Dopo la pandemia si vedrà se vale la pena fare un disco, se pubblicare magari, ecco, una canzone al mese e fare così un disco l'anno. Forse questo sarebbe... E molti artisti sarà stanno, il futuro. E molti artisti si stanno orientando su questo fatto. Anche sì. Nomi importanti, visto Alice Cooper, ho uscito il nuovo disco, ma in realtà piano piano aveva cacciato qualche canzone, così anche... Quasi tutti i pezzi erano usciti prima, esatto. Sì, Vasco Rossi piano piano adesso sta facendo uscire gratuitamente, piano piano si vende in i singoli, poi dopo alla fine fa uscire il disco dicendo ok, li raccolgo un po' tutti, ma poi in realtà tu già li hai sentiti, li hai cantati già, quindi vai sul sicuro, compri un disco già testato. È vero, è vero. Pietro, è stato un piacere conoscerti, voglio salutare te e tutto lo staff e speriamo di vederci a qualche concerto il prima possibile, senza mascherina e con la libertà che tanto ci è sempre piaciuta nel nostro modo di suonare rock. Noi saremo contenti di venire a saltare sotto il palco, beh, a saltare e a cantare è un po' impossibile perché siamo abbastanza stonati, però a saltare sotto il palco per dimostrare che ci piace tutto quello che state suonando, che è cosa più bella. Grazie, assolutamente. Studio 7, in collaborazione con Sport Epiceno e Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro.